Buonasera ragazzi e soprattutto buon campionato di Formula 1 2024. Po' di Max Verstappen, bravissimo a trovare quella scia, non fortunato come ha detto qualcuno, perché tu la vedi la macchina e ne approfitti. Sei bravo, fortunato forse a trovarlo davanti, ma ci ha provato anche Leclerc. E il risultato è quello che sappiamo. Max Verstappen in pole position, Ferrari al secondo e al quarto posto, Leclerc secondo, partirà in prima fila, Sainz subito dietro di lui in seconda fila. Grosso modo, a giudicare dal risultato, sembra un po' una qualifica dello scorso anno. Poi naturalmente gli esperti dicono che il gap in gara, o almeno non parlo di gap ridotto, ma di Ferrari che va meglio sul passo gara rispetto all'anno scorso. E io tendo forse a crederci, però c'è una cosa che mi fa pensare. Quel giro nel Q1 con le gialle, non lo so. Mi chiedo il senso di usare le gialle nel primo giro della Q1, forse per rodarle, forse perché questa Ferrari, i Ferrari magari si aspettano che le gomme inizino a performare, le gialle, credo. Iniziano a performare un po' più in ritardo rispetto alla concorrenza, non lo so. Non so quali saranno le strategie domani, però, oddio, è chiaro che un assetto molto scarico in qualifica favorisce più il degrado delle gomme. È normale che dopo un giro la gomma non ti performa più come nel giro lanciato, soprattutto con l'assetto molto scarico, il DRS, tutto il resto. Altrimenti dovrei pensare che veramente siamo tornati all'epoca delle chewing gum. Per chi non lo sa, erano proprio le vere e proprie gomme da qualifica, molto usate negli anni 80, che praticamente ti duravano un giro. E poi chewing gum che furono praticamente alla base dell'incidente tragico di Villeneuve. Ma sinceramente ero fino al Q2, anzi più che fino al Q2, fino al primo tentativo in Q3 ero molto più Era un po' più ottimista. Poi nel secondo tentativo del Q3 Verstappen ha piazzato questa zampata, sì, grazie anche alla scia, d'accordo, però più di 2 decimi. E non vorrei che noi si faccia i tamponi, perché Leclerc li fa i tamponi, scannato, mentre questo quando vuole li fa. Penso che quest'anno difficilmente rivedremo vincere la Red Bull tutti i Gran Premi tranne uno, però penso allo stesso tempo che sarà molto difficile detronizzare Verstappen. Naturalmente le mie sono le prime impressioni, domani vediamo un po' nel passo gara come va. È una pista un po' particolare. Una pista, il vento, la sabbia sul circuito che rende scivolosa la pista. In effetti, nelle prime battute di queste qualifiche, qualche errorino, qualche pattinamento l'abbiamo visto sulle vetture. Abbiamo visto anche un bloccaggio da parte di Alonso. A proposito, Alonso, pilota senza tempo, 42 anni, ancora in Q3, mentre quel poveraccio di Stroll fa un po' meglio, esce nel Q2. Allora, differenze imbarazzanti, differenze imbarazzanti, devo dire.
grosso modo siamo sulla stessa griglia dell'anno scorso, sui stessi valori dell'anno scorso, magari Ferrari un po' meglio di McLaren, di Mercedes e di altri, anzi sicuramente meglio la Ferrari rispetto, io penso che questa, da queste prime indicazioni penso sarà la seconda forza del Circus. Poi ho da fare una considerazione. Io ho guardato le prestazioni di Hamilton, sì, d'accordo, la macchina molto bassa, con il fondo che strisciava di brutto, però non penso che la macchina di Russell sia molto diversa. Ma abbiamo fatto un affare nel prendere il quasi quarantenne Hamilton, ma non lo so, non lo sì, Sainz. Ti alterna, cioè a volte ti azzecca il tempone, ma poi diciamo rientra nei ranghi, nelle gerarchie. Non so, io avrei insistito con questa coppia. Io avrei insistito con questa coppia. Secondo me con Hamilton rischiamo veramente di fare un passo indietro. Poi naturalmente è troppo presto per parlarne, ma confido nelle migliorie della Ferrari, però onestamente, da come la dipingevano dopo le libere, che come vedete non, servono solo agli addetti ai lavori, io i video sulle libere li lascio ai Vanzini, a chi è specialista, io non ci capisco un cazzo e per me conta il risultato. A sentire loro, addirittura 10 possono fare la pole position, poi ti vedi la gara della pole position è Verstappen contro, ora è contro Leclerc, ora contro Sainz, con Verstappen grande favorito, quindi non vedo sti, almeno in qualifica, non vedo sti grandi cambiamenti. Spero veramente che in gara, che poi è quella che dà punti, la cosa sia leggermente migliore. Non mi faccio illusioni, la vivo gara dopo gara. La vivo gara dopo gara, è un po' come Inter-Juventus di quest'anno. Lui è l'Inter, Verstappen, e noi siamo la Juventus che non ha fatto mercato, la Juventus dei ragazzini. Però una Juventus un po' più performante, perché sono sincero, l'anno scorso eravamo messi molto peggio. Davvero messi molto peggio. Beh, dai, almeno le premesse per non fare un monologo totale come quello dell'anno scorso, almeno quelle ci sono. Ma un conto è questo, e già mi accontenterei, e già mi accontenterei. Siamo tornati a 2 anni fa praticamente, e già mi accontenterei di questo. Ma pensare di detronizzare Verstappen penso sarà molto difficile. Molto, molto, molto difficile. Anche quest'anno sembrano partire nettamente avanti. Poi, naturalmente, siamo solo alla prima di 24 gare. Io chiedo solo una cosa: qualche vittoria in più dell'unica vittoria dell'anno scorso, qualche vittoria in più, e soprattutto chiedo di assistere a un mondiale che non termini già ad agosto, almeno quello. Non chiedo troppo, non penso che sia chiedere troppo. Ma ribadisco ancora una volta e chiudo il video perché non c'è molto altro da dire, sinceramente, se non che la disastrosa Alpine, che poi a conti fatti è l'unica differenza con l'Alpine che l'anno scorso veleggiava fra il nono, l'ottavo, il decimo posto, ora occupa tutta l'ultima fila, almeno in qualifica. Quella sembra l'unica nota, l'unica cosa diversa rispetto allo scorso anno, ma per il resto i valori sono quelli. Chiedo solo che il mondiale non finisca ad agosto, solo questo chiedo. Oh, poi domani magari questi mi insiedono Verstappen fino all'ultima curva, è quello che io voglio, è quello che io voglio, anche se credo che alla lunga saranno loro a prevalere.
Becchiamo 2 decimi, bravo Verstappen a trovare quella scia, non fortunato, bravo. Perché la scia devi anche saperla prendere, perché non è il videogioco, non è facile. Beh, dai, con la speranza di non avere innanzitutto guai tecnici, ma a quanto pare durante i test e durante le prove a Maranello, i test privati a Fiorano, sembra che sia andato tutto bene. Non mi piace il fatto di correre con un pilota che già sa di non essere più lì, l'abbiamo già fatta questa stronzata e sappiamo com'è andata, però lo vedo motivato, ragazzo, spero voglia dare uno schiaffo morale a chi lo sta mandando via. Tutto qua. Per il resto non facciamoci illusioni, godiamoci queste gare. Con la speranza di vedere una Ferrari finalmente migliore, che sia competitiva, se non altro gara dopo gara, alla lunga, penso sia quasi utopistico, alla lunga, ma almeno che gara dopo gara mi mette in discussione la supremazia di questo qua, almeno nelle singole gare, che poi alla lunga finirà ancora per vincere lui, e questo lo sa anche il pavimento del mio studio. Però dai, voglio essere un po' più ottimista. Non mi va di criticare Tizio, Caio, Sempronio. Mi è piaciuto l'atteggiamento di Leclerc, che ho visto un po' più maturo. Vedo un po' più maturo rispetto agli anni scorsi, ma già lo scorso anno era un po' migliorato da questo punto di vista. Un po' più freddo, un po' più gestore, gestisce un po' meglio le emozioni. Sainz ovviamente vorrà spaccare il mondo e speriamo ci faccia divertire. Per il resto, ancora in mezzo Alonso, Mercedes in difficoltà, Mercedes in difficoltà e soprattutto Hamilton in difficoltà. Ribadisco, non so se abbiamo fatto un affare per quanto riguarda la Mercedes, ma io francamente vedo una macchina che fa fatica a stare con le prime, non lo so. Poi è chiaro, il terzo posto di Russell è tanta roba, ma io penso che in una pista che non abbia tutte queste variabili, tipo la sabbia, tipo il vento, tipo il serale, l'asfalto freddo e tutto il resto, penso che almeno in questa prima parte di campionato la Mercedes farà fatica. Detto questo, buon Gran Premio domani, buona stagione, iscrivetevi al canale e stasera video su Lazio Milan.